Ma qual è il vero motivo per cui suo marito ha deciso di lasciare Matera? Non gliel'ha detto mio marito. Mi ha detto che non sopportava i turisti. Sono anni che lo dice, ma non è vero. A lui, in fondo, le persone sono sempre piaciute. Troppi ricordi. Sì, questo può darsi. Girolamo ha sofferto molto per la morte di Guido. Il dolore lo ha divorato, lo ha minato nel corpo e nello spirito, ma non ha mai cercato di nasconderlo. E fra i danni che quel dolore gli ha causato c'era anche l'uso delle gambe. Perché in quel caso sarebbe stato un bel problema. Il vecchio palazzo di famiglia è tutto in verticale, anche i sassi sono tutti un saliscendi. Quello che si dice in giro allora è vero, che lei sia una donna particolarmente perspicace. Ed è vero che ha avuto grossi problemi con le gambe. Ambra veniva qua per curare lui, non me. Ma questo ha sempre voluto tenerlo nascosto. Da giovane era stato un abile atleta, un cavalierizzo. Gli faceva orrore che le persone pensassero a lui come a un vecchio infermo. E secondo lei sarebbe stato capace di salire le due rampe di scale che portano al salone affrescato? Quello dove è stato ucciso Antonello? Sì. E una volta lì nascondersi nell'armadio, quello con lo spioncino, tutto in pochi minuti? Direi proprio di no. Girolamo è un uomo burbero, sgorbutico. Ma in vita sua non ha mai fatto del male a nessuno. Guido invece ha fatto del male. Mi scusi, ma quell'auto è la stessa con cui Antonello Ribera è andato a Roma? Sì, era quella. Dopo la sua morte, io e Girolamo abbiamo deciso di regalarla ad Antonello. Cosa ce ne facevamo noi? Proprio con quell'auto, Guido aveva investito un uomo.